Mia moglie era stata vinta dal diavolo, così come i miei figli. Per fortuna sono arrivati Sabrina e Massimo. Queste sono le parole che Giovanni Barreca ha riportato al suo avvocato Giovanni Barracato nei giorni scorsi. Dichiarazioni che, ancora una volta, evidenziano la mancanza di pentimento dell'uomo per le sue azioni e la persistenza di un delirio mistico che ne oscura la mente. Giovanni Barreca, un muratore, è stato arrestato l'11 febbraio scorso in seguito all'efferato omicidio della sua famiglia nella villetta ad Altavilla Milicia, Palermo. L'uomo è accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone, i figli Kevin ed Emmanuel, compiendo una vera e propria strage, giustificata, secondo lui, per liberare la casa dal demonio. Nonostante i numerosi tentativi dell'avvocato di instaurare un dialogo con lui, i risultati sono stati limitati, come riferito dal legale. «Il mio assistito continua a delirare. Riconduce tutto al demonio. Sto valutando se chiedere il suo trasferimento in una struttura detentiva per il recupero mentale». Nel frattempo le indagini continuano a progredire, con gli inquirenti che ora stanno esplorando la possibilità che dietro la strage di Altavilla possano esserci molte più persone di quelle già individuate, forse anche una decina. Come è noto, oltre a Giovanni Barreca, sono stati già arrestati la figlia maggiore di 17 anni e una coppia di fanatici religiosi, Sabrina Fina e Massimo Carandente, conosciuti come i Fratelli di Dio. La 17enne stessa aveva menzionato questi due fanatici. Ciò che aveva attirato l'attenzione degli investigatori, in particolare, è stata una sua frase. Massimo e Sabrina ci avevano detto che domenica saremmo dovuti andare nella loro chiesa per testimoniare. Credo che la chiesa sia a Termini Imerese. Dalle parole pronunciate emerge chiaramente che oltre agli individui già arrestati potrebbero esserci altre persone a conoscenza della situazione della famiglia Barreca. Gli investigatori stanno ormai considerando la possibilità di una sorta di setta. Il giudice di Termini Imerese ha parlato di una connotazione criminale più ampia e di fratelli di fede a conoscenza della situazione del nucleo familiare preso di mira. Nei telefoni di Barreca e della coppia di complici, gli inquirenti hanno identificato i nomi di circa una decina di presunti adepti, i quali saranno sottoposti ad interrogatorio. È essenziale comprendere se si limitavano a pregare per la salvezza della famiglia Barreca o se erano al corrente delle pratiche di tortura all'interno di quella casa, culminate poi negli omicidi. Gli accertamenti su telefoni e computer saranno cruciali anche per valutare la posizione dei complici e il vero movente del triplice omicidio. Per quale ragione Fina e Carandente avrebbero accettato di assumere il ruolo di esorcisti, arrivando persino a commettere omicidi? Cosa cercavano veramente dai Barreca? Sono stati spinti soltanto dal fanatismo religioso e dall'appartenenza a una setta? Oppure avevano ulteriori motivazioni? Sabrina Fina inviava a Barreca messaggi vocali come il seguente: «Satana ti ha legato, materialmente parlando, facendoti vedere che il mondo è bello, perché il mondo gira intorno a te. Mi piacerebbe chiamarti fratello. Tu sarai veramente fratello nostro quando avrai accettato Gesù nella tua vita come unico Signore, come personale Signore e Salvatore». Un metodo per convincerlo a ingannarlo? Nella custodia del cellulare di Sabrina Fina, gli investigatori hanno scoperto il biglietto da visita di un'agenzia immobiliare locale. Potrebbe essere che stavano cercando una sistemazione nelle vicinanze e l'avessero trovata nella villetta dei Barreca. Massimo Carandente svolgeva la professione di mental coach, agendo come motivatore professionale, mentre Sabrina Fina vendeva prodotti naturali online. Entrambi dipendevano principalmente dal reddito di cittadinanza, che era stato sospeso da qualche tempo, avendo un impatto significativo sul bilancio familiare. Indagando sui loro redditi, è emerso che erano limitati, suscitando interrogativi sulla possibilità che dietro al massacro ci fossero motivazioni economiche. Forse la coppia cercava di convincere i Barreca ad abbandonare la loro casa per potersene impadronire. È noto che la proprietà della casa è intestata alla madre di Antonella Salamone. Potrebbe essere che Fina e Carandente si siano scagliati contro la famiglia dopo che la donna ha dichiarato di non voler vendere.
la presunta presenza del demonio e i riti esorcistici erano forse solo una scusa per raggiungere questo obiettivo? Gli investigatori si impegneranno a fare chiarezza. Nel frattempo, i coniugi hanno dichiarato la propria innocenza e hanno evitato di rispondere alle domande del giudice. I loro avvocati iniziali hanno rinunciato all'incarico e ora hanno un nuovo difensore, Marco Rocca. Dalle indagini emergono anche dettagli macabri sul ritrovamento dei corpi. Il figlio più piccolo, Emmanuel, è stato trovato in una stanzetta ai piedi del letto in posizione supina, coperto da un telo. La figlia maggiore, dormiente al momento del ritrovamento, era nella sua camera. Il cadavere del figlio, Kevin, era in soggiorno, dietro un divano, con mani e piedi legati dietro alla schiena con una catena. La madre era sepolta nel giardino, dopo essere stata bruciata insieme ad alcuni dei suoi effetti personali. Questo atroce rituale era supposto per scacciare il presunto demonio. Inizialmente la 17enne era stata considerata una sopravvissuta, sostenendo di essere stata solo uno spettatore del massacro e fornendo dettagli sulle torture subite dalla madre. La verità potrebbe essere più complessa. La torturavano a turno, le passavano l'asciugacapelli bollente in un punto del corpo, con la padella la colpivano sulla schiena. Hanno anche riscaldato una pinza da camino con il fuoco e gliel'hanno messa addosso. Mio padre guardava. Io e Kevin eravamo in piedi e ci scambiavamo sguardi. Lei mi diceva di chiamare i carabinieri. Io, per paura, non l'ho fatto. Mentre la seviziavano, le dicevano che era un demone. Dopo 2 giorni, la ragazza è tornata sui suoi passi, ha ricostruito nuovamente la vicenda e ha ammesso la sua partecipazione alle torture. Dalla comunità a cui era stata affidata, è stata trasferita in carcere, con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo il suo racconto, in un primo momento anche il fratello Kevin avrebbe partecipato ai riti, di cui poi sarebbe rimasto vittima lui stesso. In sintesi, i ragazzi sembrano essere stati completamente plagiati. Qualcuno avrebbe cercato di approfittare della vulnerabilità di questa sventurata famiglia.